di una foto insieme. Buonasera a tutti, grazie ancora Antica Barberia del Corso, meravigliosi, scusate le spalle. Allora, io stasera ho l'onore di leggere tre poesie del mago, poeta, maestro Beppe Costa, l'onore che sia qui. Io ce la metto tutta, spero che arrivi tutto quello che hanno donato a me. Anche ora che la luna, a che serve se quando tu non c'eri lei era già andata via? Anche ora che la luna c'è, non ci sei tu. E mi domando se anche le stelle giocano con te, come te. E ancora mi domando se nella terra dove sei voluta andare c'è la stessa luna e lo stesso amore, lo stesso mare. Anche ora che la luna torna, tu forse, se tornerai, tu ritornerai diversa. Non sarai più con me che non ho luce e non ho stelle in universi andati. Avevo speso i miei pensieri tutti per te e non ne trovo altri. Cerco invano prima che la luna torni mentre non ci sei. Cerco invano prima che la luna torni mentre non ci sei, non sei più, e mi chiedo se la luna trucchi e inganni, sa complice o tiranni d'amore quella luna che non c'è. Ed io qui seduto davanti la soglia e tu a guardare un altro cielo, altro mare, dove la luna che qui non c'è, lì c'è. Se sapessi l'ora del tuo risveglio, potrei respirare e cominciare a vivere mettendoti i fiori sotto i passi. Se potessi sapere quando ti addormenti, potrei farmi trovare nel tuo sogno, portarmi dentro la musica che a ogni notte preferisci. Se mi chiedi l'orchestra intera, io te la porterei, ma so per certo che al risveglio mi troveresti senza una sola nota. Ed ogni fiore sarebbe già appassito, tutte le parole le avrei scritte sulle nuvole d'un pieno inverno ricco di bufera, così che neppure una tu ne possa ritrovare e non potermi dire fra lacrime che ti avrei mentito. Se solo potessi sapere l'ora del risveglio. La poesia non veste elegante, non ha spazi luminosi né respiri ampi, si immerge nel dolore immenso d'una umanità ferita, in costante ferita. La poesia non ha complici, non ha masse plaudenti né amorosi intenti, rinchiusi in cuori altri, spesso devastati e delusi su corpi finiti. La poesia cerca seguaci e amanti d'una parola scordata, spesso muta e sorda, scritta col sangue versato, e parole incerte, molto spesso invisibili. Grazie. Ringraziamo Elisa Barrucchieri che ha dato voce alle poesie del maestro Beppe Costa. Grazie al maestro. E lo ringraziamo ancora perché veramente la sua presenza
ci ha onorato, ha impreziosito questa 12ª edizione della Notte Bianca della Poesia e ci ha regalato tante emozioni. Grazie anche per essere stato qui con noi dall'inizio alla fine, per aver ascoltato tutti i poeti, grazie di cuore, è stato per noi veramente un onore. E grazie ad Elisa Barucchieri che da anni segue la Notte Bianca della Poesia e ogni anno ci ha regalato spettacoli di grande forza, letture, spettacoli anche di danza, prove aperte, e sempre ci stupisce ed è straordinaria. Rubo un aggettivo a Nicola, ed è straordinaria perché è l'aggettivo preferito di Nicola, ed Elisa Barucchieri lo merita tutto. E adesso, per chiudere questa 12ª edizione della Notte Bianca della Poesia, con un ringraziamento veramente a tutti i poeti che hanno partecipato, alle lettrici, ai moderatori, Angela Di Liso, Vito Davoli, Marta Pisani, Felice Giovine, e spero di aver ricordato i moderatori di tutte le sedi, alle associazioni che abbiamo avuto stasera, ASD Arché con Olimpia Binetti, il Movimento Internazionale Donne e Poesia con Anna Santoliquido, abbiamo avuto Comunicazione Plurale di Elena Diomede, abbiamo avuto Napoli Cultural Classic coordinata da Assunta Spedicato, Moart con Damiano Bove, abbiamo avuto alla Vedetta sul Mediterraneo in Folio con Elisabetta Stragapede e abbiamo avuto ancora Virtute e Conoscenza con Santa Vetturi, l'Accademia della Lingua Barese con Felice Giovine, Lingua Barese Alfredo Giovine, è stata invece al Chiostro Hotel San Martin. E ringraziamo le associazioni che hanno partecipato ieri, con la Turing Juvenatium che ha partecipato al reading in dialetto. E poi le associazioni di ieri che sono state appunto Interzona News, l'Isola di Gheri, Luce e Vita e poi ancora Convivio di Poeti e Matera Poesia 1995. Spero di non aver dimenticato nessuno e se ho dimenticato mi scuserete. E prima di cedere la parola ad Angela, non andate via perché abbiamo l'ultima esibizione dell'antica barberia del Corso e poi concluderà Denise De Giglio con Caruso e ci saluteremo. Scusatemi, ma ha dimenticato qualcuno? Ha dimenticato il direttore artistico Gianni Antonio Palumbo. Scusate l'invasione del palco, però aveva dimenticato lui. Bravo. Grazie a tutti gli assistenti delle postazioni, a coloro che hanno curato la vendita dei libri, insomma a tutti coloro che hanno seguito gli aspetti tecnici, la segreteria, a tutta l'Accademia. Trovate i loro nomi uno per uno sulla brochure e vi invito a leggerli perché i contributi sono stati tutti importanti. Bene, taccio. E grazie a tutti voi. Una piccola considerazione, giusto.